Industria italiana autobus ed EMA, croce ed delizia dello sviluppo irpino e del rilancio industriale. Se da un lato arrivano buone notizie da Morra de Sanctis per il nuovo progetto dell'EMA chiamato DACO, che produrrà palette destinate alla componistica dei motori aerei civili, dall'altro il destino della IIA avvolto ancora da incertezza. All'EMA confermata la firma del nuovo contratto con 65 assunzioni entro la fine del prossimo anno, con ulteriori investimenti. All'industria italiana Autobus la spada di Damocle dei licenziamenti, circa 200 a causa dello spauracchio della privatizzazione. Il quadro della situazione con il segretario Fismic Giuseppe Zaolino. Diciamo che sono due facce della stessa medaglia. Lo sviluppo che arriva e la ripartenza per una nuova fase della EMA di Morra de Sanctis, perché questo progetto DRACO è una scommessa che abbiamo vinta e che porterà nuova linfa in quella fabbrica della Rolls-Royce in Alto Irpinia, perché significa che la tecnologia e le persone che lavorano in quell'azienda è stata premiata. Dopo la crisi dovuta al Covid, adesso si apre un quinquennio di sviluppo, si pensa a nuovi investimenti, si parla di 29 milioni in Poema 2 e si pensa anche che alla fine del prossimo anno altri 65 nuovi posti di lavoro potranno essere allocati. Mentre l'esatto opposto per l'industria italiana autobus. Per la prossima settimana si apre una settimana di forti tensioni perché arrivano voci da Roma di un progetto di privatizzazione selvaggia. Noi abbiamo organizzato una riunione lunedì a Flumeri, le segreterie provinciali e tutto il sindacato con il consiglio di fabbrica perché parte la battaglia per la garanzia del posto di lavoro, perché in ballo sembrerebbe un taglio ed una privatizzazione che porterebbe Flumeri a perdere 200 posti di lavoro. Non ce lo possiamo permettere e quindi partiamo con l'idea che tutti insieme possiamo difendere non solo la piattaforma logistica, ma anche il futuro di industria italiana autobus.